Allora? Ti sei goduto la pensione? Sono troppo vecchio per queste cazzate. Nah, sei ancora a posto. Vai, andiamo a fare la gara. Alex, vuoi spiegare Benvenuti a qualcosa tutti ai tuoi al gran spettatori? finale della Live Extreme Series. Voglio Siamo nel spiegare nord della qualcosa. California Sì, per la che c'è gara più Nvidia che va in importante conflitto con la modalità dell'anno. replay Non si fanno di The Crew sconti. I 2 migliori e non regista un cazzo. Nation sono qui in per totale, ragazzi, non stiamo confrontarsi facendo la gara e perché non ci ha registrato un decretare cazzo. un unico Esatto, la gara l'abbiamo già vincitore. fatta. Tra l'altro vorrei far notare la cinematica che è riciclata, perfetta e perfetta dalle altre Live Stream Series. E si comincia con la pioggia, con la Delta da Rally. E abbiamo davanti Tuck. È Tuck lui, vero? Sì. Sì, Con la sua esatto. 124 Spider. Che lo soppassiamo così come se nulla fosse. E ce ne andiamo. Allora, Se ragazzi, vuoi dominare il everybody, motor benvenuti a mission, tutti in dovrai questo nuovo vincerti il video tutto. di The Crew Ah! 2 Non con l'hai una capito Live questo da prima! Extreme Series. Le curve! Ah! E Virtue che non riesce a fare le curve. Live Extreme Series Gran Finale. Qua si decide tutto quanto. Ci sono i ragazzamenti lì in Ma basso a li abbiamo già sinistra, battuti, ma ma perché dobbiamo ribattere, nessuno li infatti? caga. Attenzione, Non sarai attenzione, madonna contento mia. finché non sarai campione di tutto. Ho capito. Ok, vediamo se hai ancora il tocco magico. Tac è sempre molto sportivo, Tac e molto. Sofia sono quelli sportivi. Porca puttana, sta macchina fa quel cazzo che vuole! Tac e Sofia sono gli sportivi. Tio e Clarence sono i bimbi minchia che non sanno perdere. Sì, concordo. Ragazzi. Sterrato, qua si passa sotto l'albero. Oh, sta macchina c'ha qualche problema. Fa quel cazzo che vuole lei. Qua, curva a sinistra. Si passa sotto le Non rocce. pensare che ti tratti con riguardo solo perché mi piace. No, no, non penso che mi tratti con riguardo perché ti piaccio. Anche perché che io ti piaccia è abbastanza inquietante. A lui piace te, Wow, Sofia, se vai questa tranquillo. sì che è una gara. Giusto, è vero, vero. C'è la storia d'amore là tra lui e Bugatti! Sofia. E ora si Bugatti! cambia e mi fa prendere sta ghera del cazzo. Io voglio la P1. Perché non Alex, posso la prendere la ghera P1? è. Alex, la ghera è il veicolo più veloce che hai. No, credo sia Punto. semplicemente perché coso, chi è quello dello Stray's? Io non mi ricordo. Lui comunque ha la cazzo di P1 anche lui e quindi non me la fa prendere. Hai battuto una volta. Io la Non Bugatti, si Alex, perché è ripeterà. il mio veicolo più veloce. E allora è un gioco di merda perché io voglio usare la P1 e mi fai usare la Mi compri la P1. Chiron e è il mio veicolo più veloce. No, la Shiro non la voglio, fa cagare. Allora Però la non mia mi rompere i vendetta. coglioni. Ragazzi, passiamo con la Ghera RS in mezzo a questo paesino. Qua c'è sto tornante qua stranissimo, diviso in tre. Ah sì? Non mi lascerai rubare un'altra corona. Non mi lascerai rubare un'altra corona. Oh Non ti lascerò rubare no, un'altra corona. Con questo tizio è sempre una questione Bastardo. personale, eh? Virtue e Tio non vanno d'accordo, come si è capito? Jet Sprint! Attenzione. Ora, curva sinistra stretta e si passa subito, istantaneamente, al jet sprint. La parte con l'hypercar dura veramente niente. Niente. Perché lo annientiamo, tio. Esatto. C'è l'elicottero lì che sembra stia affondando da un momento all'altro per la distorsione spazio-temporale delle cinematiche. E si comincia. Questa volta non avrò pietà. Con il jet sprint, queste bacchine piccoline che passano attraverso gli yacht qua ormeggiati. Qua c'è un salto, tornante. Si passa in mezzo alle case qua, attenzione. Porca puttana! Lontananza No, si porco vedono di i quella grattacieli puttana della troia. città. Ho failato il Qua c'è un salto dal salto. tetto della casa. LOL. E quel salto lì è infame, L'avevo preso eh. storto, non so perché l'ho preso storto. Si fanno Spingiti salti su oltre i limiti. salti. Qua Come sempre! si passa in mezzo alla sabbia con una barca. Non so Possiamo quanto sia fare salutare. jet sprint. L'hai mai fatto apposta jet sprint, possiamo fare Sì. queste cose. Vedo Ora, che ti tra le sei barche ancora allenato. più lussuose di prima. Che cazzo è sta barca? Ancora non l'ho capito. Non riesco a capire cos'è, tipo un traghetto, non lo so.
tornante. Qua si, la strada si fa sia strada, l'acqua si fa più stretta. Non ci sono punti, oh, né acrobazie, solo che io cazzo e te. Ed era ora. Allora, qua si passa in mezzo. Mi sono schiantato in qualcosa io. Che cazzo non andavi, sono perso. Okay, Sofia, no, Sofia mi ha raggiunto tantissimo. Ragazzi, dai, sta gara qui può sembrare semplice, ma è un casino allucinante. Soprattutto quando si passa vicino qua tra le case, che si capisce via più dove andare. Ho visto andando. Ho visto un tizio buttarsi in acqua. Almeno credo fosse un tizio che si buttava in acqua. Wow, si cambia di nuovo. Si va in un circuito chiuso con le Formula 1. E qua facciamo il culo a Clarence. Ma il culo proprio a strisce. Io devo fare il culo tantissimo a Clarence. Sto francese di merda 2006. 2006 abbiamo vinto Napo. Attenzione, 2006 e 2007, permettimi, ultimo mondiale vinto dalla Ferrari passato in Formula 1. Qua si va larghi, porca puttana, larghissimo. Ah, Clarence, ma perché sei si così riparte tanto un nabo? Ok, tornante. Clarence, ragazzi, noi l'abbiamo distaccato di un bordello, mi sono schiantato, ma tantissimo proprio. La madonna, quanto vedo cazzo una è dietro Clarence. Alex, che io ho Clarence dietro 500 metri. Io non lo so sinceramente quanto è lontano da me Clarence. Solo che c'è tipo... Io non lo vedo. Neanch'io lo vedo, è dall'altra parte del circuito. Ah, Clarence, ma perché sei così tanto nabbo? Vedi che a mangiare sempre pizza all'ananas ti fa fare cazzate? Nabbo, sei un nabbo, Clarence. Stop it. Get some help. Intanto c'è lui che mi fa una bella gitarella di piacere, eh? Sì, eh sì, in effetti sì, perché ti ho distaccato così tanto che è effettivamente una gitarella di vedo piacere. Sei dall'altra parte del mondo, sei incapace. E qua rettilineo finale, si passa sul ponte a 410 km/h, 425 col NOS. Arrivo 100 metri e va a vincere contro Clarence e tutti gli altri. Clarence proprio massacrato brutalmente. E qua c'è tutta la troupe televisiva qua pronta ad aspettarci, mentre noi con la Formula 1 facciamo le acrobazie in mezzo alla gente con la muschietta del menu in sottofondo, tantissima roba. Ezio Greggio, GG Ez. Non ho capito. Nabi, Clara e Setino siete dei Nabi. Notare la recitazione del tizio Game, wow. Lo merita. È uno serio di cui fidarsi e soprattutto è un graffio. Questo col cappello da pescatore. Quello da dietro che passa la sua vita praticamente ad aggiustare cose. Lavoro solo con i vincitori. Questa miss perfettina. Sanno che sono tutto io. Clarence non c'è. Ah! No, Clarence no. Irode. No. Non che possano essere meglio di me, sia chiaro. Il nostro campione sì, ma è uno speciale. Eh sì, noi siamo speciali, Virto. Soprattutto te sei speciale. Appena. Ma fai pena a te, rincoglionito di merda. Questa GTR merita un nuovo proprietario. Quel proprietario dovrei essere io. Lasciamela. Mia, ti vengo a spaccare il culo così tanto. Tucker che pesca. Perché lui può pescare. E qua c'è la trail con la bellissima righiera nera e oro che l'abbiamo fatto, bellissima. Sia gentile e premuroso. Sono con lui fin dall'inizio, quando non ci conosceva nessuno. Ma io lo sapevo, sentivo che ce l'avrebbe fatta. Abilità, determinazione e lavoro duro, non gli manca nulla. E ora guardatelo. Non male per due persone qualsiasi, che dite? Bene. Come ci si sente a essere il campione della Live Extreme Series? Tutta questa gente che ci... Allora, ragazzi, la risoluzione del paesaggio che si curava dietro era qualcosa di scandaloso. Però fa niente. Ed eccoci qua, con la nostra Formula 1. A prendere i pezzi che abbiamo già preso perché la gara l'abbiamo rifatta. LOL. Dai, dammi sti pezzi, su, rompi coglioni. Invidia. Del cazzo, ti odio. One eternity later. Bene. Con le due Formula 1. Malesk, ma tu sei un nabo! Tu sei un nabo! Nabo! Eccolo che scappa di nuovo! Eccolo che scappa di nuovo! Nabo! Ragazzi! Andate sul suo canale Twitch.
Venite su Twitch, pezzi quando, di quando è in live? Perché in live? Non venite in live dal lunedì al venerdì alle 5? Che sto portando la mia blind run su Skyrim. Ma perché fate i nabi? Ecco, quando andate da lui... T'ho schiacciato contro un muro, sbaglio. Sì. Comunque, quando andate da lui su Twitch a vedere le sue live, fate un po' da psicologi, cioè nel senso... Vedete di capire che problema ha e risolveteglielo. Nabo! Dovete sapere che lui non vuole farsi prendere per concludere il video. Nabo! Vieni qua. Tanto è inutile che scappi, ti prendo. Ah, sì? Ops, frontale. Ah! Ragazzi, vabbè, lo catturo off camera, dai, vi lascio proseguire la vostra vita. Perché tu sei un nabo e non riesci a prendermi. T'ho già preso nabo! Ragazzi, con questo solo al tramonto, una Formula 1 sul ponte di non so dove siamo, direi che è tutto. Dal video di oggi è tutto, ci vediamo su Twitch lunedì venerdì alle 5, aspettando la blind. Da questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video sul canale di Virtus. Niente, non ci vediamo sul canale. E alla prossima, bastardi, perché siete tutti quanti nabi. Iscrivetevi a me, iscrivetevi a lui, lasciatelo perdere. Deve che non riesce a prendermi il nabo. Non riesco a prendermi, dici, A me non sembra. Nabo, ti ho fottuto. Ciao ragazzi.